Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io in questi anni ho visto dei dibattiti allucinanti fra esponenti del centro-sinistra, del centro-destra, a chi ne aveva respinti di più. E mi hanno sempre fatto schifo e li ho sempre contestati. Mi è venuto in mente un sogno, vedi, siamo all'ora tarda, no? Quando sento dire ma la Germania, ma la Norvegia, ma la Francia. Lasciamo perdere che la Germania, come tu dovresti ben sapere, accoglie molti più migranti di noi. Ma non mi interessa quello, perché non voglio più trattare le persone da numeri. Mi interessa, quello che mi interessa è il sogno di dire domani sono orgoglioso di essere italiano, perché l'Italia accoglie civilmente i migranti. Questo orgoglio me lo porto in Europa, lo faccio pesare in Europa. Gli dico ai tedeschi, ai norvegesi, io sono italiano, io sono accogliente, io sono civile e non faccio la gara a chi ne respinge di più. No, però al di là della retorica, retorica vorrei dire una cosa. 35 persone e lei mi parla di retorica. Io da italiana sinceramente non mi sento orgogliosa di quello che accade per esempio a Lampedusa, del modo in cui accogliamo, per così dire, migranti a Lampedusa, dove la capienza regolamentare è 400 persone, ne teniamo più di 1000. Ma lei è mai stato nello spot di Lampedusa? Dei bambini bruciati sul gommone o morti di sete. Quali sono sulle le nostre coste? Si sente orgogliosa? No, io, lei però, li diciamo dire, ai tedeschi, da noi muoiono i bambini di sete. Lei ha parlato, vorrei parlare anche io, però diamo la possibilità di replica, poi dei magistri. Dobbiamo anche chiederci, stiamo parlando di vite. Il traffico di esseri umani, che evidentemente la lascia indifferente, ma il traffico di esseri umani, per cui ormai pakistani e bengalesi vanno in Libia, salgono su dei barchini, l'ONG a poche miglia dalla costa libica. Un attimo, Mauro, finanziate i trafficanti libici. Parla solo... Mauro, abbiamo per favore, capito, facciamo pensiero. Uno scambio, perché sennò... Voglio dire che se pakistani e bengalesi arrivano in Italia andando in Libia, partono su queste barche, a poche miglia dalla costa arrivano le ONG che puntano tutte sull'Italia, ma non le viene il dubbio che c'è un sistema collaudato che non funziona, dietro al quale c'è una criminalità, geografica traffico del di Mediterraneo, umani, le è capitato di studiare umani. Un po' di geografia? Noi siamo come Italia, noi stiamo chiedendo semplicemente all'Europa, in questo caso alla Germania, alla Norvegia, perché sono stati che battono bandiera, di partecipare, di prendersi carico di ciò che accade sulle navi che battono bandiera di quei paesi. La legalità evidentemente la lascia indifferente. Per lei la retorica sull'accoglienza, io mi vergogno di quello che accade a Lampedusa, non credo che sia dignitoso per un paese del G7 accogliere le persone in quel modo. Perché non ce la facciamo, non ce la facciamo, non possiamo accogliere tutti, non ce la facciamo. Però vi prego.